Siamo tornati SOS Arezzo TV dal sottopassaggio di Via Arno. Caro Beppe. Ciao. Tanto... abbiamo un sacco di pubblicità. Dove? Io vedo delle transenne. No, pubblicità, ho sbagliato, da Zebavo. Murales. Murales, ah, Murales. Io vedo un po' una siringhina qui, che non manca mai. Vabbè, sì. Eccola qua. Seringhina, via, Franato, vabbè, sta andando giù tutto il marciapiede. Sì, sì. Il marciapiede qui è messo male, sì, parecchio. Sì. Sta franando, infatti, vedi? Diciamo, no, sta franando. È già franato. È già franato e si è abbassato lì notevolmente. Guarda qua. È venuto, ci hanno messo anche le transenne, anche la transenne è caduta. E vabbè, cioè... siamo a cavallo di una zona storicamente degradata, quindi adesso facciamo il sottopassaggio. Intanto vediamo qui una scarpa, se ti interessa, da portare a casa, da femminile. Un po' di rifiuti, altra siringa, vieni, vieni, guarda qua, siringa, no, altro che una, vieni qua, due, eccola qua. Insomma, non è proprio bello, devo fare un sottopassaggio. Guarda. Poi c'è un po' di cacca, non se ti... non posso fare niente anche senza volerlo, ce l'ho sempre in testa, ormai amo solo lei. Ma scusa, sotto i piedi lo metti? Sei proprio un ignorante. Sei sotto poi... i piedi, però rischia anche che c'è un po' di cacca sì, lì. Sì, c'è anche un po' di cacca. Oddio, è molto frequentato questo posto. Sì, da persone non proprio da persone civili, proprio civili. Sì. Che poi tutti questi vetri, sono vetri, qualcosa di spaccato. Colore. Siringhe, busta siringhe. Buste di siringhe. Attenzione dove metti i piedi, veramente, perché... Facci molto attento. Andiamo a fare questo sottopassaggio. Dalla parte... è tutto dipinto, molto bello, sì, sì. Molto colore, altrimenti se no... il grigio sarebbe molto, soltanto che vedi, se fossero uniformi sarebbe anche bello, ma ognuno fa il suo e quindi diventa una cozzaglia di... perché la vita è a colori. Esatto, esatto. Perché lì hanno chiuso, poi vedi, c'è una azienda, quella parte di là non si passa. Andiamo a vedere, facciamo tutto un giro qui. Allora, risaliamo è da un'altra parte. È posto per bambini ideale, sì, questo. Sì, sì. Di ogni tipo, di ogni genere. Anche qui è chiuso, però. Eh? Ai ai ai. Qui, che cos'è? Un labirinto. Beh, se non chiuso per modo di dire, perché. Cioè, sì, vabbè, ci si passa, ci ma si passa. Perché l'avranno transennato secondo te? Forse per evitare e per riservare questo posto a qualche uno particolare. Ecco. Qui è tutto transennato, cioè. Tutto transennato. Ma forse perché è a rischio strutturale? Sicuramente no. E a rischio dipende qualche infezione. Ecco un'altra siringa. Altra siringa qua. Ecco qua. Te che sei un cultore delle siringhe, oggi le trovi. Sì, oggi. Voglia tu di siringhe. Io sono un cultore delle siringhe. Te la lascio dire, ma. Allora, sporco da tutte le parti. Molto mantenuto. No. Sì. Ma di chi è questo sottopassaggio? Del comune? Io non lo so. Sei tu quello che hai messo le mani nella macchina comunale. Quindi del comune questo. Di chi è questo sottopassaggio? Del comune. Del comune. Anche qua è franato. Bottiglie di vetro, ecco, frana, frani. Si è abbassato tutto il manto. Guarda qua che lavoro, qui è proprio sceso di molto. Sì. Molto pericoloso. Poi andiamo giù, facciamo il giro. Sì. Completo. Vetri da tutte le parti. Qui vice sindaco Camorrini dovrei fare un altro pianto. Un altro? Pianto. Pianto di che? E quindi destinare un po' di soldi per ripulire questa zona e questa è l'altra parte per magari un po' anche diciamo sorvegliarla. Sì, cioè il senso di queste transenne io non lo capisco. È come dire guarda, non ci devi passare, ti metto questo, se ci passi cazzi tuoi, scusa, cavoli tuoi. Ecco, è così. Certo che la politica ti ha reso veramente sboccato. Ma è così, dai, su. Sì, ma scusa, non è che ti danno un divieto di accesso. No. È senso obbligatorio, perché questi sono segnali stradali e non segnali pedonali. Ti dicono guarda, non è il caso, non è il caso che tu passi ti di qua. Prendi la strada prendi dove sei. Prendi altre strade nella tua vita, ma questa non lo prendere perché potresti trovare amare sorprese. Ecco, questo vuol dire. E direi che di amare sorprese ne abbiamo trovate abbastanza.
quindi facendo attenzione a dove rimettiamo i piedi per dare la macchina, insomma, se potete questo sottopassaggio è bene che non lo prendiate. Si è visto il traffico del caso che noi lo riprendiamo un attimino, stando attenti dove mettiamo i piedi, così si traversa, si va la macchina senza entrare in mezzo al traffico. Guarda, ai telespettatori questa tua conclusione interesserà tantissimo. Non gliene frega niente. No, siccome vengo ora dalla stanza mortuaria, quindi è bene che stia attento. Beh, puoi dirci anche cosa fai stasera? No. Ma non lo so. Vedremo. Bene. A domani. Ciao.